Pace e bene a tutti. Oggi è 25 febbraio e noi ricordiamo San Luigi Versilia, vescovo salesiano. Ascoltiamo la sua storia. Luigi Versilia nasce a Oliva Gessi vicino Pavia il 5 giugno del 1873. A 12 anni entrò nell'oratorio di Valdocco, dove conobbe Don Bosco. Nel 1895 venne ordinato sacerdote. 10 anni dopo guidò la prima spedizione missionaria salesiana in Cina. Fu nominato vicario apostolico e consacrato vescovo. Fece costruire un seminario, case di formazione e progettò residenze e ricoveri per anziani bisognosi e formò catechisti. Don Luigi ordinò sacerdote il chierico salesiano Callisto Caravario. Il 25 febbraio, mentre viaggiavano in barca, furono assaliti da dei pirati, legati e mentre saccheggiavano i loro beni e bruciavano libri e breviari, uno dei pirati gridò: «Perché ami queste croci? Noi non le tolleriamo, le odiamo con tutta l'anima. Non le vogliamo in alcun modo e ci opponiamo a loro tanto quanto possiamo». Delle ragazze catechiste che erano con loro poterono testimoniare inoltre che entrambi i missionari si confessarono l'un l'altro prima di essere fucilati in un vicino bosco di bambù. Vennero beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 15 maggio del 1983 e proclamati santi il 1 ottobre del 2000, insieme ad altri 118 martiri cattolici in terra cinese. Il martiriologio romano ricorda Monsignor Versilia e Don Caravario il 25 febbraio, anniversario della loro nascita al cielo. San Luigi è stato il primo missionario salesiano in Cina e quindi la nostra mente va subito a questa grande terra che non è poi così lontana come pensiamo. Noi dalla Cina stiamo importando tante cose in questo momento, forse per una convenienza economica. Anche noi andiamo a fare delle spese in questi negozi e incontriamo tanti di questi fratelli che stanno venendo ad abitare nella nostra terra. La Cina è affascinante, è una cultura molto molto grande e lei sta esportando tanto nel nostro territorio, ma noi non siamo ancora riusciti, uso questo termine un pochino attinente al mercato più che alla fede, ad esportare Cristo. Allora noi, fratelli e sorelle, forse dobbiamo iniziare a fare un piccolo sforzo, perché la Cina non è affatto lontana e lì ci sono milioni, e dico milioni, di sorelle e di fratelli che meritano di conoscere Gesù Cristo. E noi dobbiamo impegnarci un pochino anche in questo, forse iniziando dai fratelli e le sorelle cinesi che sono venuti ad abitare nelle nostre terre, ma con i quali forse non abbiamo tante relazioni o occasioni di contatto se non quando andiamo nei loro negozi. Allora iniziamo a guardarli in maniera differente, a sentirli più vicini e che possa proprio San Luigi sciogliere questo ghiaccio che c'è tra questi due popoli e ispirare nuove opportunità di missione che possono iniziare a essere anche qui a casa nostra. E per questo preghiamo, San Luigi prega per noi.